Io non sono un tipo fortunato, ok? In generale. Non sono il classico tipo che vincerebbe la lotteria. Però. Cazzo. Perché io? Cioè, in Italia solo nel 2021 sono usciti, penso, almeno un centinaio di freebooter. E tutti. E 100. Da chi freebootava i cazzo di Griffin, agli streamer, a chi li rimontava, tutti potevano monetizzare. Io no. Di tutti, Ploghi, Laudret, Goober, Leandro, e parlo semplicemente della cerchia Sabba Questedonia, tutti possono monetizzare. Il perché, ragazzi, non ve lo so dire. C'è stato un periodo in cui ho pensato che il problema fossi io, che i miei video fossero effettivamente freebooting, però la cosa non ha senso. E vabbè, non voglio che questo sia un video di scleri, quindi risolviamo la situazione in fretta, ovvero non monetizzerò. E non posso togliere gli annunci dei miei video, ragazzi. Quindi tutti i video che hanno il copyright avranno comunque gli annunci. Tutte le strade alternative per la monetizzazione sono fallite. Tra l'altro ero indeciso se fare Dark Souls o questo video qua. Avevo voglia di fare Dark Souls, però sono troppo felice. Stranamente, perché mi sta andando di merda tutto, però sono abbastanza felice. Col fatto che non ho più i crucci sentimentali della tipa che non nominerò, perché il nome lo devono sapere solo quelli che hanno lo sbatti di tradurre le mie stronzate. E anche perché potrebbe guardare i miei video. E insomma, di cosa parliamo? Oggi, se non di scleri, parliamo del nuovo progetto. Pizzone passa in fase 2, o almeno sta per passare in fase 2. C'è bisogno di monetizzare in maniera alternativa. Anche perché quel rottame del microfono che usavo prima per fare i video informativi non funziona. Cioè, funziona un po' sì, un po' no. Dipendono dei mesi in cui fa un fruscio orribile e non si può usare. Dei mesi in cui va di Cristo. Questo è uno di quei periodi in cui non va. E quindi sì, ho bisogno di grana. Però c'è un modo. E questo modo l'ho individuato in Twitch. Twitch e non Patreon, perché Twitch è una piattaforma che conosco di più. Non ho ben capito come funziona. Ci sono tanti tutorial su cosa fare, come trattare la propria community. C'è un tutorial pratico. E quindi è una pista che ho accantonato. Non vuol dire che l'abbia esclusa, semplicemente non è la mia priorità. La mia priorità è Twitch, perché è una piattaforma che conosco e che ho già usato. Io streamavo, ragazzi, fino a 2 anni fa, dall'alto dei miei 2-3 spettatori che mi facevo. Quindi dopo un po' è ovvio che abbia smesso. Ma ho smesso soprattutto per i problemi di linea. Il mio wifi fa schifo. Va anche bene, cioè quei 20-30 mega se li fa. Però appena lo stress un pochino salta. E per uno che fa live non è il massimo. Ovviamente le stream, ragazzi, saranno occasionali. Non pensate che io mi trasformi in uno streamer. La mia occupazione principale sarà sempre YouTube. Però quelle stream occasionali dovrei inventarmele da qualche altra parte, non qui a casa. Il canale Twitch avrà uno scopo secondario rispetto a quello che vi potete immaginare. Ovvero tutto il funzionamento delle sub. È un po' quello a cui sarebbe stato destinato il Patreon. Ovvero voi vi subate, avete il link al canale Telegram. Nel canale Telegram avete tutti i vantaggi. Vantaggi. Questi vantaggi sono video in anteprima di un paio di giorni, video esclusivi leggeri, quindi non progettoni come avevo in mente di fare inizialmente per il Patreon, ma video un po' più leggeri, tipo per la community top, best of dei miei video, queste cose qua, e interazioni con voi, magari potrei fare sondaggi, potreste partecipare attivamente alla produzione di qualche mio video, magari indirizzarmi più su qualche scelta. Non faccio il gruppo semplicemente perché non ho voglia di amministrarlo. Non sono il tipo da gruppi Telegram, ma tra l'altro volevo entrare tipo in quello di Sidonia. Vi racconto questa brevissima storia triste. Io entrai nel canale di Sidonia, gruppo di Sidonia con la sub Prime. Poi un mese non feci la sub, quindi prima che mi cacciassero uscii io. Il problema qual è? È che il form che compili per entrare nel gruppo sempre quello è, lo puoi compilare una volta sola. Quindi quando mi ha rinnotato, se non sbaglio, era Marcolino Patate, è sempre lui. Non so perché esistono 400 mod e io sempre con lui, meno male, perché è bravissimo. Insomma, mi ha mandato questo link senza intanto chiedessi nulla, quindi grazie. Però il link era per il form, non per Telegram. E quindi, avendo già comprato il form, non avevo accesso al link Telegram e quindi sono rimasto inculato. E niente, in realtà questo video penso sarà brevissimo. Meno male, perché almeno lo monto in fretta. Poi torno a montare Dark Souls. O forse già potrei iniziare a fare Pokémon. Perché settimana prossima dovrebbe uscire Pokémon. Col fatto che deve esserci per forza uno ogni 2 video. Se no, poi se è asimmetrico, mi dà il cazzo. A streamare potrei iniziare già questo weekend. Voglio fare un po' di test. In caso, intanto vi lascio qua sotto il profilo mio, che sto un po' riattivando. Mi lascia un po' interdetta tutta la situazione Streamlabs. Perché usavo Streamlabs, ma è un programmaccio. È un casino, fa schifo. Quindi ho ancora tutti i settaggi vecchi, con tutte le animazioni vecchie. Per le sub, i followers, cose qua. Le prime live saranno molto legnose perché saranno anche molto testing. Boh, vedrò che inventarmi. Non so se farò just chatting. La prima live ufficiale ve l'annuncerò per bene. Se volete guardarmi mentre faccio test, vi lascio il link sul primo commento in descrizione dove vi pare. Tanto nessuno si dovrebbe cagare la descrizione. Invece voi mi avete sgamato tutti il messaggio nascosto nell'ultimo video. Quindi va bene così. Un saluto da Pizzone. Torno a lavorare.